Terrorizzati dalla chiusura del parcheggio di Piazza Rabin, anche Confesercenti esprime tutta la sua preoccupazione per quello che senza dubbio si può considerare un paradosso pericoloso per il commercio che ruota attorno a Prato della Valle. Chiaramente il parcheggio di Piazza Rabin è una spina nel fianco, perché un'eventuale chiusura per i problemi che sono nati fra l'impresa e non so tecnicamente e il comune, però porteranno alla chiusura del parcheggio. Ecco perché dico che l'impresa si faccia parte diligente della cosa, magari si trovi un accordo per continuare l'esercizio del parcheggio. Centinaia di posti auto pronti ma bloccati in attesa della conclusione dell'intero progetto che riguarda Piazza Rabin. L'accordo infatti prevede il completamento dei lavori di restauro del frontone, ma intanto gli automobilisti girano a vuoto in cerca di un posto auto. In difficoltà anche pullman turistici e pellegrini che vanno al santo. Dopo i numerosi appelli di tutte le associazioni di categoria, l'assessore al commercio risponde. È una questione molto spinosa, purtroppo noi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione una convenzione che regola i rapporti tra il comune e questa società che gestisce il parcheggio, che non permette di aprire il parcheggio mentre non sono ancora conclusi tutti i lavori, per cui siamo un po' con le mani legate, però stiamo lavorando per trovare una soluzione, perché sentiamo al pari dei commercianti l'esigenza di avere spazio per le auto perché possano parcheggiare.